Ciao ragazzi, qui è Christopher Stevanus per Inside Hardware e oggi vi farò vedere come aggiustare un LCD, schermo piatto. In questo caso lo schermo non ha delle fratture, non è rotto, non c'è stato del danno del liquido, però è giusto iniziato ha smesso di funzionare, diciamo. Il bello di questo schermo l'ho tirato fuori da immondizia. È abbastanza semplice da aggiustare. È ordinato su eBay per $3, un pezzo da ricambiare ed è arrivato entro 3 giorni, quindi negli Stati Uniti almeno. E come potete vedere qua, vi farò vedere i diversi passi come ho aggiustato questo schermo. Per iniziare ho smontato lo schermo, in questo caso un Acer, ho rimosso la parte di dietro, ho cominciato a svitare diverse viti un po' intuitivamente. Lo schermo davanti l'ho dovuto smontare usando i diversi collegamenti con la plastica e poi ho scollegato i due cavi delle casse. E mentre ho iniziato a svitare, nei gruppi in cui ho svitato le viti, ho messo per esempio nel gruppo 1 tutte le viti della parte del monitor di dietro, e nel numero 2 ho messo tutte le viti della seconda sezione che ho smontato, e così via. Se è la prima volta che lo fate, vi suggerisco pure di prendere appunti. Il numero 1 l'ho usato per la parte di dietro, il numero 2 l'ho usato per un'altra parte, e così via. Questo funziona bene anche per i portatili, se smontate un portatile, qualsiasi roba elettronica, è molto conveniente. Il bello di questo è che per le pillole lo posso chiudere e tornare tipo una settimana, 2 settimane dopo che mi arrivano le parti da ricambiare, e posso così tenerlo chiuso, messo da parte, e poi quando arriva lo posso riaprire. Andando in avanti, ho trovato anche le altre parti dello schermo. Seguite intuitivamente come smontare, però cercate di non togliere ciò che non serve che venga tolto. Per esempio, ci sono alcuni cavi piatti che, se potete risparmiare, è meglio lasciarli dentro perché si possono rompere abbastanza facilmente. Rimuovendo queste due parti metalliche, in questo caso dove stava il cavo VGA e il DVI o DVI, ho dovuto levare proprio le viti da cui appartengono a quello. Come vedrete, in questo caso ho lasciato la scheda grafica attaccata, però ho levato la scheda che ha tutto il convertitore elettronico. Come potete vedere, ho collegato solo la parte del supporto elettronico che viene dalla presa del muro e ciò che dà il giusto voltaggio e così via, sia alle lampadine dietro lo schermo che alla scheda grafica. Guardiamo un attimo questo. Questo è abbastanza semplice, questo problema, attraverso tutti gli schermi, specialmente in un edificio dove ci sono, che so, 100-200 computer. Probabilità sono che uno o due computer si bruceranno, ma non è qualcosa da riparare che è difficile. E in questo caso non ho neanche collegato un tester, giusto guardando sono riuscito a trovare dove stava il problema. Qui potete vedere c'è la presa per il muro, e qui ci sono le 4 uscite per le lampadine, 2 di sotto, 2 di sopra. E poi in basso a destra c'è l'uscita che va alla scheda grafica. In questo caso, per ricordarvi, ci sono diversi colori per ricordarvi quale lampadina va sopra o sotto. E in questo caso quello che ho fatto è ho messo un piccolo nodo nel cavo per ricordarmi che quello col nodo andava a sinistra. È un piccolo trucchetto per ricordarvi, però non lo tirate troppo. In questo caso, per trovare il problema, sapevo che la capacità si può notare in questo caso, che qui è un po' bruciacchiato, però non è un problema, non sembra dare problemi. Invece a sinistra si può vedere che è uscito del liquido dalla parte di sopra della capacità.
e capacità hanno tante grandezze, forme diverse, valori diversi, però in generale sono abbastanza simili. In alcuni casi si può notare come si è rotto, se esplode o implode. Il modo in cui esplode si vede là sopra, diciamo dove c'è o la X a tre punte, vedrete che si solleverà un po'. E in questo caso pure vedrete che quelli a sinistra sono abbastanza piatti, questa X. Invece quelli a destra, che sono appunto quelli che devo aggiustare, sono anzi sollevati. In questo caso non si vede chiaro, però questi puntini neri è dove è uscito un po' di liquido, quindi sono, non mantengono più la loro, qui è abbastanza piatto. Qui si solleva un po' la punta, un po' come il domo, un domo si solleva un po'. Quindi. E infatti avevo un po' di dubbi su questi tre, ma di sicuro so che questi qua, due a sinistra, bisogna ripararli. Allora, ciò che faccio, guardo al lato e non importa tanto la marca, però è più i valori. In questo caso era 1000 microfarad e 25 volt, mi sa, qualcosa del genere. Sapendo quello, l'ho messo su Google, l'ho trovato su eBay, costavano $2-3. Alcuni negozi in Italia so che li si possono trovare, pure alcuni elettricisti ce li hanno. E siccome questa è una parte che si rovina spesso, sia nei computer o altre cose elettroniche, sono abbastanza facili da trovarli. In questo caso entrambi li ho trovati su un paio in offerta su eBay. In questo caso li ho comprati dalla Florida invece dell'Hong Kong, perché sapevo che sarebbero arrivati molto più veloci. Allora, quello che farò adesso è rimuoverò questi due che hanno quattro diverse punte con la saldatrice, li riscalderò e li rimuovo e metterò quelli nuovi dentro che sono arrivati. Ecco, questi sono quelli nuovi, come vedete sono anche un colore diverso, però non importa tanto la marca, ma più i valori. In questo caso hanno quasi la stessa grandezza pure di quelli originali. Qui potete leggere i valori, per esempio 1000 microfara, che micro si può usare anche la U su internet, 25 volt. E andiamo adesso a lavorare sulla scheda. Allora, ragazzi, ecco qui, sto per iniziare a rimuovere queste capacità vecchie che sono rovinate ormai. Vi volevo informare che in questo caso le capacità non si vedono più o meno, però ho visto su internet che come regola universale, quello con la gamba, se hanno due gambe e una gamba è più lunga, quello con la gamba lunga è più è il lato positivo. In questo caso sulla scheda si può leggere dove c'è il più e so dove, come orientare la capacità, ed è importante che orientate la capacità nella direzione giusta. E anche giusto per diventare più per avere più conoscenza, potete vedere diversi video su Google o YouTube che fanno vedere come riconoscere capacità bruciate o rovinate, e così avete un'idea. Capacità hanno tante forme, grandezze diverse, possono essere quadrati, possono avere anche 3-4 gambe. Allora, ragazzi, come potete vedere, ho appena finito di mettere quelli due nuovi dentro. E vediamo di vedere qui vicino, potete vedere il mio lavoro non è il più pulito, però con la sinistra ho alcuni dubbi se era alzato un po' dalla scheda
il semiconduttore, però non sono sicuro se adesso conducerà le punte giuste, però proviamo. Allora, ragazzi, l'ho attaccato alla presa ed è andato molto bene. Però vi voglio avvisare prima, se non avete troppa esperienza, fate molta attenzione, che in questo caso l'ho attaccato tutto quanto ancora scoperto e aperto. Però assicuratevi che i diversi contatti non toccano sia se stessi e che tu non stai toccando neanche il metallo, perché a volte l'elettricità statica può rovinare o tipo dare anche una scossa se non sai quello che stai facendo, quindi fate attenzione. E in questo caso vi voglio ricordare pure che a volte, in questo caso, lo schermo non funzionava bene, si accendeva e si spegneva velocemente. Quando l'ho acceso per la prima volta con le capacità nuove, riuscivo a sentire dei fischietti quasi, un po' di rumore che veniva dalle capacità che ci stavano ricaricando. Quindi ci è voluto, non so, qualche secondo di più del normale per accendersi, ma quella è solo la prima volta. Quindi lasciatelo caricare. E una volta che si ricarica, non potete vedere che la seconda volta già funziona molto meglio. Ed ecco, c'è la luce verde, si può vedere, si può riuscire a leggere sullo schermo, quindi lo schermo funziona. In questo caso non c'ho il video, quindi si spegne automaticamente. Ragazzi, è abbastanza semplice, molto generale, anche se il vostro schermo non è un Acer, però generalmente sono abbastanza semplici da riparare. E in generale, riparare un computer o uno schermo in questo caso non si tratta proprio di riparare, ma più di non so come dire, ripiazzare, rimuovere e rimettere con un pezzo nuovo, un ricambio nuovo. Altri schermi saranno abbastanza semplici, avranno dei layout un po' diversi, però c'è sempre la scheda madre, la scheda per la corrente, il transformer. Però a volte sono collegate tutta una scheda, però si può intuitivamente vedere un po'. E questo è per tutto, adesso rimetterò tutto quanto insieme. Ho perso forse più tempo a spiegarvelo, però una decina di minuti per smontare lo schermo, vedere quello che era rovinato, ordinare il pezzo nuovo. 3 giorni dopo, quando è arrivato, una decina di minuti per rimetterlo insieme, 20 minuti per di meno di $5, €5, uno schermo nuovo. E lasciatemi qualsiasi domanda, se posso cercherò di aiutarvi. Grazie, ciao.